Benvenuti in questo video, sono Johnny95 e questo è Minecraft. Allora, in questo episodio, tanto vedete nella lobby che ci sono tre cani e tre gatti, questo episodio ve l'avevo già registrato, solo che, cioè, ve l'avevo provato a registrare, poi dopo la registrazione non mi ha registrato, e quindi mi tocca rifare il video. Però adesso vi faccio vedere in tutto questo video cosa praticamente ho fatto nel video e, cioè, nella registrazione non registrata. E cosa ho realizzato off camera, quindi vi andrò a mostrare tutto quello che posso mostrarvi, perché nei limiti in cui posso farlo, perché avevo intrappolato i villager nelle case e li avevo liberati durante il video, solo che la registrazione non ha registrato questo momento, quindi mi tocca di farvelo vedere. Intanto vi faccio vedere che ho un piccone perfetto con riparazione 1, efficienza 5, indistruttibilità 3, fortuna 3. È perfetto. Con fortuna 3 è perfetto, mi manca quello con tocco di velluto, perfetto, quindi dopo avrò i due picconi per la vita, perché non devo mai perderli. Infatti li userò quando sarò estremamente sicuro, perché se le vado a usare mentre un mob mi ammazza e dopo cade nella lava o qualcosa di pericoloso e dopo non riesco più a riprendere, è un casino dopo rifarli, perché poi se vi faccio vedere ho scambiato 28 smeraldi, ho fatto 28 smeraldi con i villager e poi li ho scambiati con un libro per ottenere riparazione 1, quindi tanta roba. Mostrarvi tutti i villager sarà un problema, perché adesso i villager sono tutti sparsi, quindi non riuscirò a mostrarvi tutti i villager, ma vi darò un leggero sguardo, vi farò vedere cosa, in 10 minuti faremo tutto. Allora, intanto andiamo a prendere carote perché le usate per scambiare e adesso sono a corto. Ho due smeraldi, vedete qua che ho due smeraldi, ne avevo 30 perché con i villager ne avevo fatti 30, visto che dovevo fissargli il lavoro ho deciso di scavare. Vedi, qua c'è un golem che protegge i villager, qua ci sono i villager quelli della riproduzione e qua c'è il portale del Nether. Allora, poi dopo il villaggio l'ho fatto tutto scavato, qua ci sono due golem addirittura. Comunque ci sono tanti villager, quindi non, forse è normale che spawnano due golem, però magari c'è anche uno dell'altra parte, secondo me. Forse, vabbè, qua è scavato tutto, vi spiego che questa cosa è stata scavata tutta da lì in alto fino al livello del mare. E ho scavato tutta questa piattaforma tutta da solo, quindi like assolutamente. In più i villager li devo portare tramite barche o vagoni, due vagoni e tre barche, perché comunque le dovevo intrappolare qua dentro, in modo che quando facevo uscire un villager non ne usciva un altro, lo farei uscire uno alla volta, così non li perdevo. Magari andavo in altri punti, non riuscivo più a portarli qua e quindi un casino. In sicurezza ho messo tutti i villager dentro barche e vagoni dopo ogni riproduzione, perché io per rifarli riprodurre uso due stacche di cibo e ne fa uscire 5-6 circa, 4-5. Allora fa uscire i villager da qua con il rotaio, con la barca l'ho portati qua fino a questa entrata qua, che ho rotto il muretto qua, è tutto circondato con muretti, quindi tutto completamente con i muretti. E poi si entra qua, che porta in ferro, così i villager non possono aprirle, posso aprirle solo io. Qua mettiamo un po' di luce, se no. Ok, perfetto. Ho dovuto togliere le torce perché i villager dovevo trasportarli nei buchi, in mezzo ai buchi praticamente delle case, per portarli dentro le loro case. E poi li ho intrappolati per farveli vedere tutti uno alla volta, solo che la registrazione ha deciso di non registrare, quindi mi tocca rifarlo, sperando che stavolta registri. Questo è un farm e scambia barbabietola e un po' altra roba, però barbabietola è la principale perché è quella che ne ho di più rispetto a zucche e angurie, ne ho di più, quindi uso la barbabietola. Poi posso farmare anche altra roba. Poi andando in giro abbiamo anche i fabbri che scambiano quel carbone e mi danno i smeraldi. Naturalmente con loro li ho scambiati per fissare il lavoro, non per scambiarli così effettivamente, perché il carbone non ne ho tantissimo. È un po' sì, perché con fortuna 3
prima che arrivasse a riparazione 1, Fortuna 3 sono riuscito a recuperare un sacco di carbone. L'ho moltiplicato e quindi ho un sacco di carbone. E anche del rame. Rame e qualcosina di ferro, ma più carbone più che altro. Anche se il rame me ne dà 15-16 a blocco praticamente con la Fortuna 3, quindi un po', però ci vuole più fortuna col carbone che con il rame, perché il rame te ne dà più, di più lo stesso. Qua è il cartografo, che ne ho due, e vendo con la carta e mi danno gli smeraldi. E poi magari danno il libro per la magione, la mappa della magione, quindi potranno essermi utili. Poi ci sono i bibliotecari. Questo qua è con riparazione 1. Ok. Questo vende riparazione 1 con 36 smeraldi, quindi non l'ho fatto con lui lo scambio perché ne avevo 30 di smeraldi, ne ho fatto con un altro che ne aveva 28, solo che non so se riesco a beccarlo. Questo da camminatore dei ghiacci, che è molto utile per ghiacciare l'acqua. Qui non c'è nessuno, lì c'è un altro farm. Questo non l'ho aperto. Non ti avevo aperto. Questo dà protezione 4, quindi è per l'armatura e fa tanta roba, perché in protezione 4 è ammazzata la protezione. Così quando devo affrontare qualche nemico c'ho la protezione suprema, cioè questa qua che mi fa un sacco di roba. So che siamo 32 smeraldi e un libro, quindi serve tanta roba, insomma. Diamo questo qua. Questo dà infinito 1, così posso fare tutti gli archi con infinito 1 che voglio. Questo cosa dà? L'ho già visto questo. 29 smeraldi da saccheggio 3. Questo? Ok, no, questo l'ho già visto. C'è un altro lì dietro. Vieni qua. Riparazione 1, anche questo. Ne ho 3 o 4 di riparazione 1, quindi per riparazione posso scambiarli con chi voglio. Saccheggio 3. Ecco, non credo di riuscire a beccare il villager che dà con 28 smeraldi, però vi giuro che l'ho preso con il villager. Ah, eccolo qua, perfetto. Dopo che l'ho detto, l'ho trovato. 28 smeraldi e un libro, e mi dà riparazione 1, e l'ho fatto con lui. Ho preso gli smeraldi dagli altri e ho scambiato e anche la carta con lui. Ho scambiato la carta con lui per fissargli il lavoro e ho preso riparazione 1. Adesso non so che con 45 smeraldi e un libro cosa mi dia qua. Cos'è questo libro? Se è più importante di riparazione 1, che libro sarà? Sarà un libro potentissimo. Quindi è da vedere questo, ma devo scambiare tanti riparazione 1 con lui. E poi non è detto che lo trovo sempre, perché adesso avendo aperto tutte le porte, adesso i villager vanno dove gli pare, non è che entrano solo nella loro casa. Infatti vedi, questo villager è uscito, adesso va. Dove va questo villager? Va a parlare con l'altro villager. Ok. Quanti villager? Quanti? Tutti. L'area commerciale questa. Potrei chiamare l'area commerciale, vero? La zona commerciale del villaggio. Potrei chiamarla così. Però non so se me lo ricordo, perché questi episodi, ripeto, ve li sto registrando con largo anticipo, quindi quando le vedrete io l'ho registrati da almeno 2 settimane. Più di 2 settimane, anzi, perché vi carico un episodio a settimana, quindi questo dovrebbe essere il 12º o 13º video in lista, quindi tanti, è tanto anticipato rispetto a quando lo vedete voi, quindi magari lo vedete con molto molto più lontano. E quindi i consigli che mi date oggi li ascolterò e li vedrò quando carico il video, quindi non adesso, non quando registro il video. Quindi se non vi ascolto non è perché non voglio, è semplicemente perché io li registro con largo anticipo e ve li carico più avanti. Quindi tranquilli quando vedete che io vi rispondo nei commenti, ma non assecondo la vostra risposta durante il video, se cioè non faccio un video a riguardo in cui cioè, non la riguardo, perché magari farò un video di un'altra cosa e poi vi rispondo di un'altra cosa, quindi è un casino. Vabbè, comunque ci sono anche i gatti, gatti golem. Poi ho messo un blocco di pietra liscia e sopra la campana, così io faccio così. E loro vanno tutte dentro le case. Di solito, non sempre. Suonate l'allarme, trofeo guadagnato.
Perfetto, non lo sapevo. Riparazione 1, vedi, questo è quello che è riparazione 1 più scontato, quindi quando userò la campana lui entrerà direttamente, dovrebbe entrare in questa casa e io riconosco che è lui quello con cui scambiare. Quando avrò abbastanza carte, quindi quando avrò abbastanza canne da zucchero lo potrò fare. Però intanto ho fatto un achievement. L'obiettivo di questa serie, sempre se non si bugga il gioco, il mio mondo, di nuovo, e sperando che non lo succeda di nuovo, è di ottenere tutti i trofei di Minecraft e finire di costruire tutto il mio villaggio, fare un villaggio completo con tutta la roba, con tutto quanto. Naturalmente farò più di un villaggio, quindi ci vorrà molto tempo prima di finire questa serie, però naturalmente inizieranno anche altre serie, quindi vi rilassate, perché questa serie esce una volta a settimana. Poi dopo, se magari ne volete di più, solo che vi ascolto più avanti, quindi cioè vi ascolto subito, però al secondo più avanti, quindi non preoccupatevi se durante i video successivi non succede quello che mi avete chiesto voi, è solo una cosa di tempo. Va bene, io spero che questo video, diciamo leggermente breve, vi sia piaciuto. Io vi invito a lasciare un like, un commento per dare la vostra opinione, sperando che la registrazione mi registri in questo momento. Un commento, condividere, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Let's go!